Buongiorno, direi che possiamo iniziare. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici. 1072 Molinari e Camera 3036 Spena. Dei rappresentanti dell'Associazione Italiana Nomadi Digitali. Avverto che la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la trasmissione diretta della Web TV della Camera dei Deputati. Do la parola al Presidente Alberto Mattei, ricordando che il tempo a disposizione per il suo intervento è di circa 5 minuti. A lei la parola. Sì, io mi chiamo Alberto Mattei, appunto come introduttore, sono fondatore del progetto NomaDigitali.it e Presidente dell'Associazione Italiana Nomadi Digitali, un torneo costituito del terzo settore che ha come obiettivo quello di promuovere il nomadismo digitale e incentivare la cultura del lavoro in Italia, con l'obiettivo appunto di migliorare la qualità di vita dei nostri lavoratori, ma anche creare un impatto socio-economico positivo sui nostri territori. Io sto seguendo questo progetto come progetto di ricerca al fenomeno digitale da oltre 10 anni, sto seguendo anche soprattutto le evoluzioni che sta avendo in quest'ultimo periodo, e ad oggi quello dei nomadi digitali si sta delineando sempre di più come un movimento globale in crescita e in evoluzione continua, un movimento che è composto da liberi professionisti e imprenditori, ma sempre di più, a causa anche delle conseguenze legate alla pandemia, da lavoratori di aziende, da quindi dipendenti di aziende che consentono ai propri collaboratori di poter lavorare ovunque da remoto senza vincoli di tempo e di spazio. Diciamo che quindi il nomadismo digitale si sta, in realtà è un nuovo modus vivendi, quindi un nuovo stile di vita che, come emerge anche dal primo rapporto sul nomadismo digitale che abbiamo pubblicato come associazione nel settembre di quest'anno, non interessa più soltanto giovani viaggiatori desiderosi di viaggiare il mondo con lo zaino sulle spalle, ma sempre di più persone, imprenditori, manager e professionisti di tutte le età, con background culturali, personali e professionali molto diversi dal loro. Diciamo che quindi la nuova realtà che si sta prospettando è che, grazie allo smart working e al lavoro da remoto, le persone da ora in avanti sono e saranno sempre più libere di poter vivere e di poter lavorare ovunque, potendo portarsi dietro il proprio lavoro. E diciamo che questa tendenza, quindi, che cosa succederà? Spingerà sempre più persone a muoversi alla ricerca di quei luoghi che offrono condizioni di vita migliori rispetto ai grandi centri urbani o di aggregazione di business. Ora, quindi, se noi ci mettiamo nella condizione di immaginare un movimento globale di professionisti desiderosi di vivere nuove esperienze, di scoprire nuove destinazioni, di conoscere nuovi territori, tutti di storia, cultura, tradizioni, che allo stesso tempo offrono l'opportunità di continuare a portare avanti il proprio lavoro e la propria impresa in luoghi dove però magari si può vivere anche meglio, dove i ritmi sono più rallentati, dove magari c'è un rapporto più intimo con la natura, ci rendiamo conto di come appunto il nostro paese è pieno di luoghi così, di destinazioni che hanno tutte le carte in regola per poter diventare le mete dei lavoratori del futuro. Chiaramente, per poter capire un attimino rapidamente di che dimensioni parliamo, ad oggi stime non ufficiali ci dicono che sono 35 milioni nel mondo le persone che si definiscono nomadi digitali, e questo numero è destinato a crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni. Chiaramente, da questo ci rendiamo conto come attrarre nomadi digitali stranieri nel nostro paese è senz'altro un'opportunità estremamente interessante per il rilancio dell'industria del turismo in Italia. Se infatti consideriamo appunto le nuove esigenze, le nuove pratiche abitative e di socialità di questi professionisti, che in qualche modo mischiano il lavoro, il viaggio e la vacanza fino a fonderli insieme, ci rendiamo conto facilmente di come questo trend rappresenti innegabilmente un nuovo mercato dal potenziale di indotto potente. C'è però, a mio modo di vedere, un'altra opportunità molto interessante di cui si parla poco, che è ovvero la possibilità di sfruttare questo trend per riuscire a trarre nei nostri territori periferici, piccoli comuni e quindi centri storici, quei talenti di cui queste realtà locali hanno un estremo bisogno per riuscire a sostenere un reale processo di innovamento e di sviluppo in ottica di sostenibilità e di innovazione sociale. Non ci dimentichiamo infatti che queste nuove generazioni di professionisti che si muovono alla ricerca di esperienze, di opportunità, di luoghi dove è più bello vivere e lavorare, in realtà portano con sé un bagaglio enorme di competenze e conoscenze digitali che oggi sono indispensabili per chiunque voglia rilanciare le proprie attività e innovare i propri modelli di business. Ecco quindi che la contaminazione tra le comunità locali e i nomadi digitali crea il terreno fertile poi per la nascita di nuovi progetti, nuove start-up, aziende innovative ad impatto sociale, proprio in quei territori che riusciranno a attrarre questi professionisti, ma non li considerano unicamente come turisti viaggiatori, ma piuttosto come abitanti temporanei di quelle comunità. Inoltre, quando si parla di nomadi digitali si pensa sempre soltanto alla possibilità di attrarre professionisti stranieri, noi invece a quella massa
crescente di professionisti e lavoratori italiani che molto presto adotteranno questo stile di vita e si muoveranno all'interno dei nostri confini nazionali alla ricerca di destinazioni che offrono condizioni di vita migliore, ma anche opportunità di lavoro, di collaborazione nei settori, cioè, appunto, che sono di loro competenza. Quindi, a mio modo di vedere, è importante iniziare a immaginare nuovi centri di innovazione secondo un modello distribuito nei centri storici e nei centri storici nei piccoli comuni, territori periferici. In questi luoghi, nomadi digitali italiani e stranieri potranno quindi continuare a portare avanti il loro lavoro, ma allo stesso tempo potranno contaminarsi con la comunità locale, sviluppare cultura digitale, creare nuove opportunità e collaborare insieme appunto allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali in ottica di innovazione sociale per in qualche modo riuscire a valorizzare al massimo il patrimonio culturale, materiale e immateriale di quei territori. Chiaramente affinché questo si realizzi è, a mio modo di vedere, indispensabile riuscire a progettare un ecosistema che riesca a offrire il giusto mix di servizi umani, fisici e tecnologici affinché si creino le condizioni ottimale per fare in modo che queste persone possano sentirsi accolte e apprezzate, in qualche modo potremmo dire che possano sentirsi a casa pur essendo in luoghi diversi. E chiaramente per farlo non basta unicamente ragionare in termini di banda larga e di spazi di coworking, ma occorre sviluppare il potere delle relazioni umane come motore di tutto. Quindi serve, a mio modo di vedere, per quello che noi stiamo analizzando, una visione condivisa, fare rete con i vari stakeholder coinvolti per riuscire a proporsi a livello nazionale e internazionale con un'offerta e una Scusi, proposta di scusi se la stakeholder. interrompo perché allora abbiamo il tempo che sta per scadere, però Sì. volevamo un attimo, dato che qualche minuto posso lasciarglielo, se nel merito delle proposte che ci interessava, se è riuscito a entrare nel merito o se ci invia qualcosa, perché ovviamente noi dobbiamo rimanere anche nell'oggetto del provvedimento. Sì, assolutamente. Diciamo che noi come associazione, dicevo, riguardante la necessità anche a livello normativo, la proposta era quella, per esempio, di istituire la figura del residente temporaneo di una comunità che offra appunto incentivi e opportunità dell'accesso a questi servizi, anagrafe, sanità, trasporto pubblico e anche la scuola dei figli, a cittadini italiani che in qualche modo decideranno di vivere e per lavorare per periodi di tempo medio lunghi in comuni dove non sono residenti, in modo in qualche modo da equiparare lo status del residente temporaneo a quello del cittadino stanziale, innescando in questo modo un percorso di integrazione e di crescita reale, oltre chiaramente all'esigenza impellente anche di istituire un nomad, digital nomad visa per fare in modo di attrarre professionisti che vogliono venire a lavorare legalmente nel nostro paese. Noi come associazioni italiane abbiamo già iniziato a avviato un laboratorio di coprogettazione condivisa, coinvolgendo e dialogando con alcuni professionisti, istituzioni e amministratori locali, per riuscire a definire e progettare un modello di destinazione ospitale e sostenibile che possa attrarre nomadi digitali e professionisti da ogni parte del mondo e per riuscire a trasformarlo in un ecosistema di innovazione sociale per generare appunto un impatto socio-economico positivo sui nostri territori e sulle nostre comunità. Quindi questo laboratorio di coprogettazione è quello che noi stiamo in questo momento proponendo e stiamo portando avanti. La ringrazio, poi sa che se desiderate inviarci qualcosa di scritto, a noi fa sicuramente piacere, ci sarà utile. Chiedo ai colleghi se qualcuno in collegamento o in presenza intende intervenire. Sì, do la parola all'onorevole Orricco. Grazie Presidente, saluto il Presidente Mattei. Sì, io avevo insomma una domanda che voleva anche essere insomma l'apertura verso una riflessione, perché ascoltando ovviamente sulle proposte di legge nel merito le associazioni che rappresentano i commercianti e le botteghe storiche all'interno dei centri storici italiani e dei nostri borghi, per esempio, è emersa l'esigenza di attivare dei processi di promozione che aiutino ovviamente queste botteghe storiche, le botteghe artigianali del nostro paese a rilanciare al meglio i propri prodotti non solo nel mercato nazionale ma anche nel mercato internazionale. Allora mi domandavo se proprio al fine di come dire, stimolare la promozione dei prodotti delle nostre botteghe storiche e artigiane, il fenomeno del nomadismo digitale potesse in qualche modo essere utile, trattandosi appunto di professionisti che per lo più hanno a che fare con lavori legati al mondo del digitale e che poi creano una sorta di tantam, di passaparola rispetto ovviamente a quelle che sono le caratteristiche, le risorse dei nostri territori. E se in qualche modo per agevolare, diciamo, l'attrattività e anche la contaminazione tra questi professionisti e,
le botteghe, insomma le attività commerciali del nostro paese, se lei intravede per esempio l'istituzione di un voucher di incentivi per l'acquisizione delle professionalità di questi lavoratori, la vede insomma come una cosa positiva, cioè cosa pensano i nomadi digitali quando vengono nel nostro paese? Lavorerebbero per esempio al fine di promuovere le nostre botteghe storiche e artigiane, quindi portando anche le loro competenze sulla promozione digitale dei nostri prodotti? Grazie onorevole Orrico, lei la parola per replicare, Presidente. Sì, assolutamente sì, ritengo questo uno degli aspetti importanti, appunto, no? La possibilità di attrarre talenti e, come dicevo io, di valorizzare, e non soltanto dando servizi, ma anche attivando quelle dinamiche sul territorio che possono fare in modo che questi professionisti si sentano coinvolti, ma ripeto, non soltanto professionisti necessariamente che provengono da altri paesi, che sicuramente apportano un valore aggiunto, una visione diversa, che oggi è indispensabile per riuscire a rilanciare, diciamo, quelle che sono le attività locali, ma anche e soprattutto professionisti, a mio modo di vedere, anche residenti in Italia, per cui la possibilità di spostarsi in un luogo diverso e trovare su quel luogo le condizioni di vita migliori, ma anche nuove opportunità per poter mettere a frutto quelle che sono le nostre competenze. Non ci dimentichiamo che il nostro tessuto, diciamo, lavorativo è composto principalmente da professionisti, da liberi professionisti a partire da che spesso hanno bisogno di queste esigenze, quindi trovandosi in condizioni di poter mettere a disposizione le loro competenze su progetti in cui credono, perché hanno dei valori aggiunti, dei valori di rilancio del patrimonio, diciamo, culturale, artistico. Cioè io sento proprio forte l'esigenza da tanti professionisti e colleghi nomadi che in questo momento magari sono anche all'estero, perché questo fenomeno è anche in uscita. Quando parliamo di territori italiani sento tantissimo il bisogno di queste persone di voler fare qualcosa per il loro territorio, proprio perché c'è questa esigenza, l'esigenza poi di ritornare, di fare qualcosa, di mettere a frutto quelle che sono le nostre competenze per un qualcosa che abbia un valore più alto. Quindi senz'altro credo che sia la cosa più importante, forse, a parte il fatto di considerare, come dicevo appunto, questi nuovi soggetti come dei turisti, viaggiatori, che sicuramente possono portare un apporto all'industria del turismo, ma anche come professionisti che portano competenze che altrimenti sarebbe difficile riuscire a portare sui territori periferici, perché normalmente tendono invece ad uscire, ad andare verso luoghi dove ci sono maggiori opportunità. Benissimo. Credo di aver risposto. Grazie, allora ringrazio l'Associazione Italiana Nomadi Digitali, il Presidente Alberto Mattei. Grazie, arrivederci.